un ramuscello di olivo che, dopo le polemiche accorse al primo consiglio regionale di L'Aquila, che il sottosegretario alla presidenza della regione, Camillo D'Alessandro, porge ai pentastellati. Nessun incarico nella presidenza del consiglio. I 5 Stelle, fuori dai giochi, insorgono seduta stante, manifestano il loro malcontento e poi la notizia. Il PD avrebbe depositato una proposta di modifica del regolamento e una dello statuto per consentire di ampliare la composizione dell'ufficio di presidenza. Nello specifico si tratterebbe di un ulteriore ruolo da segretario e i 5 Stelle denunciano l'illecito. Intanto riteniamo che giuridicamente non è fattibile, non è proponibile per tutta una serie di tecnicismi che non sto qui a spiegare, quindi loro credono che noi non abbiamo forse le competenze tecnico-giuridiche per interpretare le loro operazioni, chiamiamole così, ripetiamo, è un qualcosa che è improponibile. L'unico ruolo che vorrebbero, sentendolo loro quali custodi del diritto cittadino, è quello già citato e recitato della presidenza della Commissione di Vigilanza. Il Movimento 5 Stelle, come prima forza d'opposizione, ha diritto ad ottenere la presidenza della Commissione di Vigilanza. Loro non possono sviare e portare lontana l'attenzione per farci perdere questo incarico importantissimo di responsabilità, e ripetiamolo che il Movimento 5 Stelle fa titolo completamente gratuito, loro lo fanno per le poltrone, noi rinunciamo anche all'indennità giudive, quindi all'indennità di presidenza della Commissione di Vigilanza.